Buongiorno a tutti, questo video è dedicato al numero di salute naturale attualmente in edicola che parla delle spezie che ti possono salvare la vita. Da secoli le spezie sono utilizzate particolarmente in cucina per insaporire i cibi, ma anche per disinfettare l'acqua, l'aria, gli ambienti, e meno conosciuta la loro funzione terapeutica. Che in realtà è particolare, soprattutto in questi mesi freddi, è estremamente utile. Pensate, le spezie sono molto riscaldanti, sono una sostanza che elimina facilmente la stanchezza, stimola le nostre difese immunitarie. Vi sto parlando del cumino, della curcuma, dello zenzero, della cannella, della noce moscata, dei chiodi di garofano. Sostanze che sono una miniera di risorse. In questo numero di salute, quindi vi suggeriamo come utilizzarle. Si assumono facilmente, non sono facilmente diluibili in acqua, è meglio usarle con un po' di latte, come facevano i monaci tibetani, che le diluivano nel latte o nel burro di yak. Ecco, un pochino di olio. Alcune gocce di latte sono il veicolo più adatto per assimilarle. E dovete tenere presente che hanno anche un profumo molto intenso, è una loro caratteristica, ma è quello che rende la spezia in questa fase dell'anno particolarmente efficace, perché in qualche modo è in grado di raggiungere attraverso l'olfatto, noi giungiamo nelle parti più arcaiche e antiche del cervello, è un po' come entrare nella terra che è raffreddata dalla stagione invernale. Ci vuole qualcosa che riesca a scendere in profondità. Le spezie, con la loro componente profumata, riescono a entrare così attraverso la via olfattiva e stimolare aree antiche del cervello. Quindi sono particolarmente opportune, dicevo, rinforzano il sistema immunitario, hanno una capacità antitumorale, riducono i tempi della convalescenza, quindi sono un vero e proprio toccasana che in questa stagione si può assumere sotto varie forme, come infusi, ma anche in gocce si possono mettere nell'acqua del bagno come pediluvi, si utilizzano sotto forma di polvere in cucina con gli alimenti, quindi troverete in questo numero una serie di indicazioni che vi consentono nella vita pratica di tutti i giorni, di utilizzare questo strumento dal valore terapeutico. Come sempre, all'interno del numero di salute naturale in edicola attualmente troverete un'ampia parte dedicata all'anti-age, alle cure per l'inverno, ai menù. Si parla tanto in questo periodo degli effetti negativi di un'alimentazione carnea, in genere sono effetti dovuti a un utilizzo protratto, continuo dei würstel, gli hamburger, e via dicendo. Diamo una serie di menu particolari mirati su alcune patologie specifiche di questa stagione, tratti dall'impostazione vegetariana e vegana, quindi cibi, ricette specifiche per curarsi in questa stagione con questo tipo di alimenti. Le risposte dei nostri esperti, come sempre, vanno a completare un numero particolarmente ricco e interessante. Bene, grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo posto.